Mi chiamo Fabio Bruschi, siamo nel giardino di casa mia che sta su via Sacramora, che una volta partiva dalla chiesetta di Madonna della Scala per arrivare fino alla corderia di Viserba. Questa pianta potrebbe sembrare una pianta esotica, è bella grande, ha queste foglie lavorate e l'abbiamo vista non so quante volte, ma non ci abbiamo mai fatto caso. È una delle tante piante spontanee che crescono nella nostra zona. E vi voglio presentare un libro straordinario che parla delle piante della nostra zona. Ne cita all'incirca 200 ed è un libro che ha dei bellissimi apparati didattici elenca circa 200 piante. Per ognuna di queste c'è almeno una fotografia a colori straordinariamente precisa e dettagliata. Questo libro si chiama Le meraviglie della flora spontanea. È un libro che ha una storia, è la storia di due persone appassionate di erbe spontanee, Adriano Mattoni e Giovanni Molari. Tutti e due ci hanno lasciati alcuni anni fa e io questo libro lo comprai alla libreria Riminese quando uscì nel 2006. Come vedete è un libro grande. Mi sono preso la briga di pesarlo. Pesa quasi 2 kg, ha 670 pagine complete di un glossario botanico, un glossario medico-farmacologico e la cosa interessante e praticamente unica, o quasi, è che per ognuna di queste piante che abbia un nome in dialetto, oltre al nome comune e al nome scientifico, ha anche il nome in dialetto. Per esempio, la Silene vulgaris è nota soprattutto da noi come stridul, di striduli, con i quali si possono fare delle ottime tagliatelle e altri piatti. Questo libro andò esaurito in poco tempo e pensavo che fosse praticamente irreperibile. Fortunatamente non è così. Pochi anni fa la erboristeria Artemisia di Rimini, che sta in via Soardi, si è fatta promotrice, assieme alle due vedove, di una ristampa, per cui questo libro è reperibile in diverse librerie riminesi, tra le quali voglio citare semplicemente perché è la mia libreria, nel senso che io sono un suo cliente, la libreria riminese, Piazzetta Gregorio da Rimini, ma i vecchi riminesi conoscono questa piazzetta che è subito dietro la vecchia pescheria come la piazzetta delle poveracce. Dal Purazzi. Cosa è successo? È successo che questo libro
assolutamente unico, è stato ristampato e quindi oggi è di nuovo reperibile. Lo si può trovare in diverse librerie riminesi, tra le quali la Riminese, e peraltro so che è possibile, non solo alla Riminese, ma anche presso le altre librerie, ordinare questo libro e naturalmente tutti gli altri libri a disposizione per farseli recapitare a domicilio, perché come vedete io sto a casa e come la stragrande maggioranza di tutti noi stiamo a casa. Una guida per arrivare a questo libro può essere un altro libro, più piccolo, ma prezioso. Erba buona. È un libro scritto dal mio amico Fabio Fiori, il quale ha molte passioni, una delle principali è quella del mare, e a questo riguardo consiglio Un mare, orizzonte adriatico. Un'altra passione di Fabio sono le erbe spontanee. Fabio è un girandolone, se ne va spesso in bicicletta dalle nostre parti, da attorno a casa fino a campi non più coltivati della nostra zona, diciamo di Rimini Nord. Fabio ha scritto un libro di piacevolissima lettura e molto utile perché dà la chiave, diciamo, intellettuale e sentimentale per avvicinarsi alle erbe, e giustamente anche Fabio sottolinea lo stretto legame che c'è tra le erbe spontanee, le erbacce, le malerbe e il dialetto. Tutti e due hanno un fortissimo rapporto con il territorio, con la zona che abitiamo, non solo fisicamente, ma anche intellettualmente e sentimentalmente. Non ho molto altro da dire al riguardo. Chi voglia procurarsi in questi mesi di forzata stasi questi due libri potrà farlo e potrà prepararsi a quando saremo di nuovo in grado, chi a piedi come il sottoscritto, chi in bicicletta come Fabio Fiori, di riprendere le nostre piccole gite per scoprire tutti i giorni cose nuove.